I fedeli sono arrivati a centinaia da tutta la provincia per dare l'ultimo saluto a Monsignor Aldo Nicoli, un uomo di Dio ma anche un professionista dell'economia e della finanza. Lascia un segno indelebile nella storia della Chiesa bergamasca. Cari fratelli e sorelle, la fede ci sospinge a questo gesto supremo di pietà, di affetto, di riconoscenza e di testimonianza. È il gesto dell'Eucaristia nella quale il mistero di Cristo in cui noi crediamo si compie totalmente nella morte di Donato. Questo sia uno dei pochi esempi che abbiamo da seguire, mi dispiace profondamente di essere qui oggi a ricordarlo, però vedo che gli vogliono bene in tanti e credo che questo lo aiuti laddove sta andando. Donaldo ha avuto la capacità, non ha sviluppato elaborazioni teoriche particolari, però il suo modo di fare, che lui quando c'era qualcuno a cui aveva bisogno non chiedeva se era credente o meno, non chiedeva cosa ne pensava dal punto di vista politico, ecco, lui non si è mai sottratto e questo è proprio quell'esempio di visione unitaria del paese, lavorare per mettere assieme non per dividere, e per questo c'è questa partecipazione corale che va dall'uomo di potere all'ultimo della strada.